Ciao ragazzi, prima di iniziare il video vi ricordo che su Instant Gaming ci sono i migliori sconti sul mercato, i prodotti costano molto meno, dai FIFA Points al PlayStation Plus, alle card, vi lascio il link sia nei commenti sia in descrizione. Se avete voglia di acquistare i FIFA Points, al momento stanno al 20% di sconto i 12.000 FIFA Points, stessa cosa per quanto riguarda il Plus, stessa cosa per quanto riguarda le card. Quindi se avete voglia trovate tutto in descrizione. Ciao ragazzi, finalmente tattiche e istruzioni che sto utilizzando dopo la patch. Come sapete, è uscita questa patch che ha letteralmente cambiato il gioco. All'inizio effettivamente non avevo notato grandi differenze, però poi giocando di più ho notato quanto il gioco sia stato rallentato. Da questo punto di vista, credo che sia importante trovare una soluzione alternativa a questa situazione, ovvero il gioco è stato rallentato. C'è una differenza tra Play 4 e Play 5. Le tattiche che vi mostrerò saranno per Play 5, ma visto che la maggior parte di voi gioca su Play 4, capiremo insieme come modificarle anche per Play 4. In queste ultime settimane ho giocato tanto su Play 4, soprattutto i draft. È vero che sono una modalità a parte, però il gioco è molto diverso rispetto a Play 5, soprattutto per quanto riguarda la CPU. Quindi cercheremo di fare delle tattiche un po' per Play 5, un po' per Play 4. Le prime che andrete a vedere sono quelle che utilizzo io e sono quelle che sto utilizzando su Play 5. Detto ciò, iniziamo con la prima tattica, che è quella che utilizzo di più in game, sia a livello competitivo, sia nelle Rivals e FUT Champions. Allora, per quanto riguarda l'ampiezza e la profondità, come sapete, hanno cambiato un po' la questione profondità. È possibile aumentare la profondità di un pochettino, diciamo sopra il 70, per far sì che la difesa poi non si schiacci in area di rigore. Sinceramente, io sto utilizzando dai 65 ai 70, semplicemente perché con 71 più la difesa mi sta sempre troppo alta e rischio di prendere spesso i contropiedi. Visto che, come abbiamo detto prima, è un gioco molto lento. Recuperare palla o perdere palla fa sì che poi si prendono sempre contropiedi. Se la recuperi, ovviamente fai il contropiede. Quindi il discorso, secondo me, è giocare sopra il 70 può essere sicuramente una cosa positiva se sei bravo a pressare. Se non sei bravissimo a pressare o non ti piace, semplicemente bisogna abbassare sotto il 60 o dal 60 al 65. Quindi io quello che consiglio è: secondo me, o vi piace pressare e giocate con 70 o più, quindi poi decidete voi se giocare con 70, 75, o se no rimanete sul 67, 66, 65. Io mi sto trovando bene nella via di mezzo. Siamo verso il 68, quindi una via di mezzo tra le due fasi. Per quanto riguarda l'ampiezza, secondo me qui bisogna capire bene tra Play 4 e Play 5 perché ci sono delle differenze importanti. Mi sono reso conto che su Play 4 i terzini si schiacciano sempre, quindi su Play 4 secondo me non bisogna giocare con un'ampiezza troppo bassa. 40 su Play 4 è perfetto, mentre su Play 5 si può abbassare di più, perché i terzini tendono a fare il loro, nel senso che non si schiacciano così tanto. Quindi si potrebbe abbassare anche a 33, 34, 35. Io per esempio ultimamente sto giocando con 34 e mi sto trovando molto bene. Quindi su Play 4, ripeto, bisogna giocare sui 40, su Play 5 si può giocare anche su 33, 34, 35. Poi, per quanto riguarda la costruzione d'attacco, la creazione occasioni, io sono rimasto con le tattiche vecchie, quindi passaggi diretti, ampiezza 50, giocatori in area 5. Semplicemente non sto cambiando, non ho cambiato nulla perché mi trovo bene così. Effettivamente, giocare con equilibrato con questo gioco, soprattutto così lento, secondo me risulta molto complicato. Quindi al momento rimango con queste tattiche. Per quanto riguarda le istruzioni, resta dietro i due terzini. Per quanto riguarda i centrocampisti, resta dietro e copertura al centro. La cosa che ho cambiato è i due esterni e le due punte. Quindi gioco con inserisci dalle spalle e entra in area per i cross ai due esterni e inserisci dalle spalle alle due punte. Non metto torna in difesa, rientra in difesa, perché voglio pressare manualmente, quindi cerco di pressare da solo,
Tanto sul Play 5 soprattutto gli esterni tornano comunque, perché c'è tanta CPU, come abbiamo detto diverse volte, quindi gli esterni torneranno comunque. Con il rientro in difesa forse fanno qualche metro in più in fase difensiva, ma sinceramente tutta questa grande differenza non l'ho notata, quindi sto giocando con i due esterni senza rientro in difesa e le due punte senza rientro in difesa e con inserisciti alle spalle. Questa è la tattica e il modulo che sto utilizzando di più. Io utilizzo due moduli, 4-4-2 in due fasi, in due varianti, anzi, mo adesso lo vediamo, e poi il 4-2-3-1 lo utilizzo pochissimo, però ogni tanto capita. Allora, secondo 4-4-2, Prince, quando sto in vantaggio che il mio avversario mi mette pressing, cosa posso fare? Come posso uscire? Allora, io quando gioco contro un avversario che mi mette il pressing costante, contate che il pressing costante molto spesso lo mettono per gli ultimi 20-30 minuti, quindi se state vincendo 2-3-0, 2-3-1, magari vi mettono il pressing costante. Dovete essere bravi a capire come uscire da questo pressing costante. Allora, per quanto riguarda l'ampiezza e la profondità, questo è il secondo modulo, è più o meno la stessa cosa. Qua aumento un po' la profondità e aumento un po' l'ampiezza. Ricordatevi sempre che su Play 4 40 va bene, su Play 5 si può anche abbassare un po' se volete. E per quanto riguarda l'ampiezza offensiva, è qui che vi può essere utile utilizzare un'ampiezza bella alta, in modo tale da avere gli esterni belli larghi che vi permettono di uscire palla al piede. Però può essere più utile giocare con equilibrato quando l'avversario utilizza il pressing che giocare con passaggi diretti. Con equilibrato potete vedere dall'immagine i giocatori sono al loro posto. Con passaggi diretti, vedete dall'immagine in basso a destra, i giocatori tenderanno a fare dei movimenti in avanti. Quindi scappano e spesso non riesci a passargli bene il pallone. Andiamo a vedere le istruzioni. Resta dietro, resta dietro. Per quanto riguarda i due esterni, accorcia. E accorcia, cosa fa accorcia? Accorcia ti permette di avere un giocatore che non scappa via, ma ti viene incontro. Quindi quando dai la palla ai terzini, i due esterni vengono incontro ed è più semplice non perdere palla. Poi i due centrocampisti, sempre copertura al centro e resta dietro. Alle due punte non metto niente, non metto inserisci dalle spalle, così che vengano a prendere il pallone sui piedi. Se volete proprio fare le cose fatte bene, proprio precise precise, quando vi mettono il pressing potete giocare con falso 9, nel senso che un attaccante dei due, magari ne scegliete uno, quindi il più forte tecnicamente, mettete falso 9 su questo attaccante che viene a prendere palla a centrocampo in modo tale da creare uno spazio tra le due punte e può creare problemi al pressing dell'avversario. Questo quindi è il modulo che utilizzo quando il mio avversario pressa, ma soprattutto quando non trovo spazi con l'altro modulo. Quindi utilizzo questi due 4-4-2, due varianti, uno con ampiezza più alta, uno con ampiezza più bassa. Poi, ultra offensivo, utilizzo il 4-4-2 con pressing costante o il 4-2-4. Questo è un modulo che vi faccio vedere al volo, ma è un modulo del tutto per tutto, cioè quando stai perdendo e hai bisogno di recuperare la partita, metti questo modulo o 4-4-2 o 4-2-4 con tutti i giocatori in avanti e cerchi di recuperare una partita. Questo ve lo faccio vedere molto velocemente perché potete impostarlo come volete. L'importante è avere tutti i giocatori in avanti e a cercare di recuperare la partita. Avanza, entra in area, tutti in attacco. Se no, utilizzo anche il 4-2-4, più o meno con le stesse tattiche, tutti in avanti, rimani in avanti e via col tango. Poi 4-2-3-1 è un modulo più di possesso palla. Quindi cosa è successo? Il gioco è più lento, quindi il 4-2-3-1 potrebbe essere un modulo che ti permette di far girare tanto il pallone, però è un modulo che comunque ha bisogno di tanti passaggi, tanto tiki-taka, bisogna saper fraseggiare bene palla. È un modulo sicuramente top, è stato sempre uno dei migliori moduli, ma va utilizzato in un certo modo, quindi col passaggio, coi passaggi, col tiki taka. Ampiezza 40, stesso discorso di prima, su Play 4 40 va bene, su Play 5 potete utilizzare anche 35, 33, 34. Profondità sto sui 67 per il discorso di prima, perché con 70, 71 stai molto in pressing, con 67 stai secondo me nella posizione giusta, 68, 67. Poi ripeto, provate e ve ne accorgerete che
Comunque, io con 72-73 prendo sempre il contropiede, quindi non voglio mai esagerare. Anche con questo modulo utilizzo passaggi diretti, soprattutto su Play 5, perché su Play 5 c'è tanta CPU, quindi passaggi diretti ti consente di avere qualche occasione da gol in più. Su Play 4 si potrebbe provare anche a giocare con equilibrato, però questo non l'ho mai testato su Play 4, quindi non vi so dire. Io vi do il mio in questo momento, passaggi diretti 4-2-3-1, e mi ci sto trovando benissimo. Per quanto riguarda le istruzioni, resta dietro ai due terzini come al solito, ai due centrocampisti centrali resta dietro e copertura al centro. Per quanto riguarda il trequartista, rientra in difesa e entra in area per i cross. Ai due esterni, i COD e COS, non metto nulla. E qua c'è la giocata, gioca largo, inserisci dalle spalle all'attaccante, perché quando hai la palla con l'esterno, l'attaccante tende ad andare dritto. Mentre con inserisci alle spalle e gioca largo, l'attaccante tende a fare lo scatto verso l'esterno, in modo tale che hai la possibilità di passare il pallone dall'esterno alla punta e creare gioco. Ho notato che questa cosa mi rende il gioco più semplice, mi rende l'attacco più semplice. Quindi sto utilizzando questa istruzione e mi ci sto trovando molto bene. Queste sono le tattiche che sto utilizzando io, fatemi sapere cosa ne pensate con un bel commento, un bel like. Ci vediamo in live, bolabri!